Svegliata. Nonna, posso andare a fare colazione? Certo, ma prima sveglia tua sorella, ok? Sei sveglia? Certo, perché mi hai dato qualche pedata. Scusa, ma era l'unica cosa che potevo fare per svegliarti. Dai, adesso facciamo colazione. Mettete via i piatti. Ok. Va bene? Certo. Tra poco arriveranno i vostri amici. Adesso cosa facciamo? Beh, io faccio un giro in barca. Facciamo? Andiamo sull'isoletta, dai, che è Io non mi sento tanto divertentissimo. bene, vado a dormire. Andiamo sull'isoletta noi? Sì! Ehi, è caduto! Questo qua, questa barca va a pezzi. Sì, è un po' un rottame. Ma che? L'abbiamo comprato quest'anno! È la mappa del mio bisnonno. Wow! Cosa c'è scritto? Aspetta, lo leggo io. È tutta impolverata, che schifo. Nel quartiere tutto belli, ma non è il nostro? Sì! Dopo c'è scritto il re pasticcio darà un... Non si riesce a leggere. No, darà un tesoro a chi lo troverà. Ma e poi è biscotto, non sai leggere! Dai, andiamo a trovarlo. C'è la coppa finta. Saliamo sulla barca. Ma È mia sorella. Vorrei Beh, io intanto mi metto il salvagente. venire Come l'ha fatto a sapere? anch'io. Beh, l'abbiamo appena detto. E poi lei stava giocando con i giochi. Quindi, ok, puoi venire. Faccio salire in barca. Adesso questa barca è mia. No. No, è sua. Ah, Sì. ragazze, tenete questa mappa del villaggio. Ok. Andiamo intanto a chiedere indicazioni alla nonna. Forse lei ne saprà qualcosa. Sei molto disastrosa. Lo so. Ma tu sai qualcosa di questa mappa? Eccola. No, io non ne so niente. È il nonno che sa tantissime cose. Sì? Sai qualcosa di questa mappa? Fammi vedere un po'. Hop! La mia mamma mi aveva detto che il tesoro lo lascerà ai bambini che lo troveranno, anche agli adulti. Ma allora, se noi lo troviamo tutto il bottino, tocca a noi, vero? Certo che tocca a noi. A voi! Basta, Sederino. Ciao. È mio papà. Adesso andiamo a chiederlo anche ai vicini, forse ne sa.
sanno qualcosa anche loro. Direi di sì. La mia ma... scusa, scusa. Stavo parlando al telefono. Tu, voi ti sapete qualcosa di... vabbè. Di quella mappa, questa qua tutta grigia. Io, certo, io so Ecco tantissime qua. cose. Quella mappa era del mio bisbisbisnonno. E in un incendio era scoppiato un terribile caos. Tutti pensavano che fosse stato solo un incidente, però mio nonno non la pensava così. Era dentro l'incendio. E io vidi... No, mia mamma ha visto... aveva visto... quando era molto piccola, quelli che dicevano che volevano appiccare un incendio. Mia mamma disse alla polizia che aveva visto degli uomini che volevano appiccarlo, ma nessuno la credette perché era troppo piccola. Ah, grazie comunque. Ciao! C'era scritto che il re dei biscotti. Beh, questa è una casa fatta tutta di biscotti. Allora direi che questo siamo nel posto giusto. Certo, questa è la casa biscotto. Guarda, si può anche mangiare. Aspetta, sai qualcosa di questa mappa? Certo. Il re, te lo ricordi, vero? Te? Il cugino di mia mamma, il mio bis cugino di mia mamma. Me lo ricordo, poverino, è morto in un incendio. Però non però ha lasciato un biglietto. Era identico, era tutto grigio così. Era proprio identico a questo. Non dire che avete la copia originale. Certo, questa è la coppia originale. Ah, siete suoi parenti? Sì, era il mio bisbisnonno. Beh, comunque vi posso dire che loro ne sanno più di noi, perché mi ricordo che quando era morto loro, beh, loro lo sapevano, allora credo che sanno qualcosa anche loro. Posso No? venire anch'io Anch'io? Ok. con voi? Yuppie! Però state dietro. Hai rotto quasi una gamba. Scusa, non voleva investirti la gamba. Di questa mappa? Poverino, è morto anche lui in un incendio. Sono morte più di 1.000 persone in quell'incendio. Era il Crystal Palace. Perché una volta, ve lo ricordo, quel palazzo lì, biscotto, era invece un altissimo palazzo, sempre di biscotti, ma era il più alto del quartiere Tutti Belli, il nostro quartiere. E però dopo nell'incendio è diventato piccolo. Beh, sì, noi ne sappiamo qualcosa. Allora, mi ricordo che veniva tutti i giorni a mangiare da noi, perché quando io ero una bambina. Quando io ero una bambina, veniva tutti i giorni a mangiare da noi. Dopo non è più venuto perché è morto. Beh, grazie comunque per le vostre indicazioni. Posso venire Vieni qua, dai! Non è che c'è più posto per me. Andiamo su! Adesso scendiamo, non ci serve più la barca. No. Parcheggiamola là.
Buongiorno, voi sapete qualcosa di quella storia? Di qui. No, mi dispiace. No? No. Non so. Aspettate una cosa, aspettate. Nel biglietto c'era scritto che il re biscotto lascerà il suo tesoro? Ci sono! Re biscotto aveva intenzione di far capire che avrebbe lasciato ai suoi figli il tesoro. Però adesso ormai il tesoro non ci sarà più. È passato tanto tempo. È vero. È solo una ecco perché nessuno sapeva più di questo tesoro, se no... È stata solo una perdita di tempo. Uffa. Ma... Immagino già tutti gli altri che mangiano. Gnam, gnam, gnam. Gnam, gnam, gnam. Gnam, gnam. È delizioso, delizioso. Adesso andiamo a mangiare a casa. Esatto. La nostra vecchia e noiosa casa. Questo tesoro. Woohoo! Possiamo mangiare un pezzo di casa? Certo! Miam, 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 miam. Che buono. Cosa? Cosa, mamma? Ci hai fatto una sorpresa? Wow!